Allora, ragazzi, sono Marco Feudale, questo è Feudo Music, e sì, audio del telefono, e abbiamo la mia levigatrice rotorbitale. Essenzialmente, cosa succede? Succede che non si è rotta assolutamente, funziona perfettamente, ma il suo pad originale si è consumato, come potete vedere, è tutto storto, tutto rovinato, tutti i gancetti, gli uncini, sti cosi qua si sono rovinati. E quindi non regge più i cosi, i cerchi di carta vetrata, non mi viene la parola. Comunque, quindi conviene a quel punto cambiare il pad. Questo è uno nuovo che ho preso su Amazon, vi metto a fuoco. E ha un unico problema, l'ho pagato tipo 7 euro ed ha un problema. Questi buchi che vedete qui per inserire le viti e avvitare l'oggettino alla levigatrice, perché giusto, rotorbitale mi pare anche giusto, e sono più piccoli rispetto a questi di quello originale. Quindi quello che sto facendo adesso, e potrebbe essere una cazzata, magari scrivetemelo nei commenti se si fa in modo diverso, e quello che sto facendo adesso è bucare, staffare e allargare un pochino i buchi. Allora, prendiamo una punta del trapano, vediamo se è giusta. Eccola, è lei proprio. Questa è la punta di, mi pare che sia quella di cobalto, può essere? No, questa no, non c'è una, non mi ricordo dove è finita, rinforzata al cobalto per tagliare l'acciaio inox, una roba assurda. Comunque, avvitatore. Avvitatore. Trapano, avvitatore, quello che è. Mettiamoci su una superficie. Tolgo il quaderno perché magari no, beh, forse non c'è bisogno. Piano piano. Ecco qua. Come vedete ci vuole davvero poco. Ok, dovrebbero entrare le viti, vediamo. Andiamo da sopra. E entro perfettamente. Perfetto. A questo punto rimontiamo tutto. Allora, innanzitutto ci vuole questo affare, che è un disco spaziatore. Magari diamoci una pulitina. Questo ci sta un po' di grasso. Ok, che viene da questa zona del motore. Mettiamo qui. Facciamo combaciare i buchi. Ora vi avvicino così magari vedete meglio. Tacci tua. Mi avvicino un pochettino. Eccoci qua. Facciamo combaciare i buchi. Ok. Inseriamo le viti nel pad. Almeno io questo lo trovo più facile. Trovo più facile inserire le viti nel pad prima, per far combaciare tutto quanto. Mortacci tua, vedi se riesco a farla entrare. Sì, entra bene. Ma perché è importante che queste viti entrino bene e che non siano larghe qua dentro? Allora, siccome questo è un pad rotante, se le viti sono leggermente larghe, voi potete stringerlo quanto cazzo vi pare. Questo fa questa cosa qui, si muove in questa direzione. Ovviamente questa è una levigatrice rotorbitale, quindi anche una funzione orbitale. Infatti, come vedete, vi faccio vedere, il motore gira e non si dovrebbe fare questa cosa, però non si dovrebbe far girare il motore a vuoto così, però se ci fate caso il motore è montato in modo, è montato storto rispetto all'asse centrale. In questo modo si ottiene la funzione orbitale, diciamo. Invece la funzione rotante, dato dal motore, questo dovrebbe essere 350 watt. Comunque, abbiamo inserito le nostre simpaticissime viti. E a questo punto facciamo questa cosa, guarda. Eccoci qua, entra perfettamente, sono molto contento di questa cosa. Vi lascio il link del pad, questo è un pad da 125 mm. Vi lascio il link del pad in descrizione, così nel caso vogliate acquistarlo potete farlo dal mio link di affiliazione, perché io voglio i big money. Comunque, ora vi allontano perché sennò vi dia un colpo.
perché vado a finire con la mano diretta sotto al, alla telecamera, quindi magari non è il caso. Ecco. E avvitiamo. Abbiamo azzeccato i buchi, si dovrebbe avvitare. Yes. Vediamo uno. Dobbiamo avvitare a X. Perché dobbiamo fare questa cosa? Prima di stringere tutto. Perché essenzialmente, quando avvitiamo sti affari, se avvitiamo troppo questo, questo si potrebbe girare e quindi poi non combaciano tutti quanti i buchi. Invece in questo modo abbiamo fermato il pad facendo i primi due a X. Vi giro un pochino così magari vedete qualcosa. Ecco. Yes. E a questo punto possiamo stringere. Potete stringere abbastanza. Non stringete troppo, cioè non stringetelo a morte, perché due motivi: essenzialmente, se stringete a morte questo pad rischiate di rovinare la parte, la resina, questa roba qui che regge la, il pad. Essenzialmente mi sono dimenticato di mettere una cosa, allora ho fatto un po', oops, sorry, ho fatto un attimo una cazzatina. E vabbè, levigatrice. Che devi fare? Essenzialmente mi sono scordato una cosa. Dentro l'altro pad, pensavo ci fossero anche in questo, evidentemente no, c'erano questi affari. Sono degli anellini, semplicemente si mettono qua e servono per evitare che la, il pad si rovini. Di solito io non, questa è la prima volta che cambio il pad su questa levigatrice. Non sapevo ci fossero questi affari. Eccoli qua, li recuperiamo. A questo punto conviene metterli. Non so qua se siano perfetti per questo pad. Cioè questo non ce li ha, però non voglio rischiare di non metterli. Cioè vale la pena a sto punto metterli sti affari, perché questi mi aiutano a tenere fermo. Cioè a tenere fermo, mi aiutano a evitare che il pad si rovini quando gira la levigatrice, specialmente mettendo le viti, siccome questo è fatto di resina, non di acciaio, io pensavo fossero già inseriti, invece no. Siccome questo pad è fatto, questa, la parte del pad qui è fatta di resina, potrebbe eventualmente spaccarsi con l'uso. Secondo me si usurano prima gli uncini del velcro, ma il velcro quello che è, insomma, però conviene a quel punto, visto che ci stavano, conviene metterli. Quindi controllate, io ho fatto una cazzata che non ho controllato. In ogni caso, comunque, evitate di stringere troppo questi affari. Mettiamo già questo qui come prima, eccoci qua. Evitate di stringere troppo le viti perché potreste rischiare di danneggiare il pad. Stringetele giuste, non stringetele a morte. E vedi se trovo le cazzo di mortacci tua. E di chi. Chiappate le viti, può essere. Un po'. Cominciamo a stringere sempre con un pattern a X. Sì, abbiamo chiappato. No, abbiamo chiappato solo una. Ecco, ok. Vabbè, non ho fatto con un pattern X, ho cercato di acchiappare un paio di buchi prima. Acchiappare i buchi. Comunque, tenete fermo il pad con la mano, non volete che si giri il motore, non volete mettere non volete che la forza del cacciavite vada a finire sul motore, quindi tenetelo fermo eventualmente. Non c'è bisogno che sia immobile, ma evitate che si muova. Non fatevi fare questo perché potreste rovinare la vostra levigatrice e quindi non sarebbe proprio il caso. Anche se questa è una levigatrice da 30 euro, eviterei comunque di rovinarla, seppur sempre 30 euro. Comunque stringiamo queste viti sempre con il nostro pattern AX. E vedete, adesso ancora non va bene perché balla. Magari non si vede da così. Mi avvicino.
Adesso balla, ancora non è stretto, si vede, ancora non è stretto. Bisogna stringerlo fino a giù. Fino a quando il pad è piatto sulla levigatrice. Fino a quando... le viti non girano. Giriamo qui, vediamo se è piatto. No, ancora un altro pochino possiamo stringere. Come vi ho detto, evitate di stringere troppo, no? Ma nello stesso modo non stringete troppo poco. Ok, sì, perfetto. Ecco qui, a questo punto sapete che facciamo? Tocca pulire questo oggetto, come vedete è tutto zozzo. Innanzitutto togliamo il sacchetto, io sto usando il suo sacchetto in dotazione per la polvere, e piano piano così non facciamo un casino. Ecco qui, e vedete che c'è lo schifo qua dentro, quindi ora andrò altrove e lo svuoto, lo pulisco, vi metto in pausa, ci vediamo fra 30 secondi. Eccoci qui con il pad pulito. Ah, questo qua, questa parte la potete lavare con l'acqua, spostiamo la levigatrice che all'acqua non gli piace. Questa parte la potete lavare con l'acqua, è quella di plastica, la fate asciugare, e io la metterò su un termosifone, va bene? Tanto quello in camera mia non è molto caldo, ma questa non la dovete lavare con l'acqua, perché questa qui è una membrana di carta. Quello che potete fare è usare o dell'aria compressa, come farò io adesso, oppure semplicemente sbattetela. Ecco qua. Questa membrana è essenziale per il passaggio di aria, essenzialmente la funzione di aspirazione della levigatrice non funziona solo per la ventola che si trova sotto alla levigatrice, ma anche perché questa membrana fa passare l'aria, fa uscire l'aria da qui, ma non fa uscire la polvere, quindi è essenziale. Che questa sia pulita, o almeno in buona parte. Ecco qui. Così già va bene. Non è possibile che la facciate ritornare bianca. Almeno non credo. Io non ci sono mai riuscito. Ok. Ovviamente tutta questa polvere farà molto bene al mio computer. Ecco qua. Si dovrebbe fare fuori questa cosa, ma fuori piove, quindi sti cazzi. Mo' più un aspirapolvere. A questo punto, a questo lo sto facendo quasi come un tutorial, ma in realtà, come ho detto, è la prima volta che faccio, cioè, a meno che cambio il pad, non è la prima volta che la pulisco, però è la prima volta che cambio il pad. Comunque, come tutorial effettivamente posso farvi la pulizia. A questo punto, come vedete, è uno schifo sta roba. Tocca assolutamente pulirla. Perché bisogna pulirla? Perché tutta questa polvere non solo fa molto male alla parte elettronica della nostra levigatrice, ma ne riduce le prestazioni, perché ovviamente se la levigatrice non può far uscire la polvere perché è intasata, non riesce neanche ad aspirarla. Pulire queste zone è molto molto importante, perché questi punti qui sono le zone in cui, da cui il motore prende l'aria per raffreddarsi. Se sono bloccate dalla polvere, il vostro motore non si raffredda e non solo perde prestazioni, ma alla lunga potrebbe anche bruciarsi. Quindi è molto importante mantenere
la zona, le aree di aspirazione del motore del tutto pulite. Un modo buono per pulire questo oggetto è usare un pennello. Io sto usando un pennello, uno dei pennelli che uso per la vernice, va benissimo. E sto cercando di pulire tutto in realtà, anche le zone che solitamente non sono coinvolte con funzioni del motore o di aspirazione, perché questa polvere prima o poi in ogni caso andrà a finire da qualche parte, tipo motore eccetera, quindi devo pulirla. Ora, un altro dettaglio: siccome la polvere di questo macchinario è molto fine, perché è una levigatrice, fa una polvere molto fina, come potete vedere, vi faccio vedere, vi metto a fuoco. La state probabilmente, eccoci qua, vedete, molto molto fina. Questa qui si attacca, cioè, si attacca, non so se elettrostaticamente o madonna che quanta polvere, non so se elettrostaticamente, scusate vi pulisco un momento, non so se elettrostaticamente o per qualche altra caratteristica, solo probabilmente si attacca semplicemente per, non lo so, mi devo informare. Non so quale legame chimico può essere coinvolto, più che altro fisico in realtà. Secondo me c'è qualche legame fisico coinvolto. Che ci può essere? Vediamo. Non lo so. Devo informarmi sul perché la polvere si attacca alle superfici. Non c'ho. Penso non so se elettrostaticamente, perché questa è plastica, quindi che si attacchi elettrostaticamente mi pare un po' difficile. Ecco qua. Comunque è importante tenere pulite tutte le superfici della levigatrice. E non solo ovviamente, come ho detto, per la sua funzione, ma anche perché poi è più figo, fa figo avere la levigatrice tutta bella pulita, eccetera. Mi piace tenere le cose pulite. Ok. Benissimo, a questo punto tocca solo aspettare che il cassettino si asciughi. Io lo lascio asciugare naturalmente, preferisco. E quindi basta. Raga, io spero sto video vi sia stato bene o male utile. Guardate quanta cazzo di polvere che ho fatto. Adesso dovrò pulire un pochino. E noi nel caso ci vediamo tra un po', perché adesso mi devo laureare, quindi non avrò tempo di fare video. Ne sto facendo qualcuno, ho degli oggettini su cui sto lavorando e ve li farò vedere a tempo debito. Appena mi laureo ricomincerò a fare video. Io ho il 20 o il 21 la sessione di laurea, quindi non vi dico ricomincio a fare video il 22 perché non esiste, però insomma in quella settimana poi mi metto, mi sistemo un po' di video, li monto, cerco di avere già una buona quantità di video montati in modo che posso caricare con una certa regolarità. Quindi nel caso vi siete iscritti al canale e vi preoccupate del fatto che non ci sono video nuovi, abbiate semplicemente un pochino di pazienza, se ho da fare tutto qua e non è che posso, e siccome non guadagno niente da questo canale, seriamente io non guadagno un cazzo di niente da sto canale, non posso fargli prendere troppo tempo nella mia giornata. Per esempio questo tutorial, questo specie di vlog cambio pezzi della fresa della levigatrice, semplicemente dovevo farlo, quindi ho pensato di registrarlo. Comunque questo video è venuto lunghissimo, come al solito. Io vi dico, se vi è piaciuto, spero, se non è stato del tutto inutile, vi ringrazio per aver guardato. Se no, dicevo, se vi è piaciuto, mi perdo da solo. Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, nel caso ci sta anche il non mi piace, però se potete evitare, no, giusto così. Nel caso io vi dico, ragazzi, grazie per aver guardato. Se vi interessa altra roba, magari fatta meglio di questa, iscrivetevi al canale, ci sono un po' di video. E niente, ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Bella.